Con l'assessore Marzo, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Caserta, approfondiamo la tematica cimitero che tanto sta a cuore a tutti noi casertani. Salve, buongiorno. Sì, in effetti è un tema abbastanza importante, toccante per tutta la città. Un momento difficile e particolare perché in effetti è da quasi 40 anni che non si mette mano al cimitero, quindi è una cosa importante cercando in modo di dare una risposta fattiva ai cittadini. Noi ci crediamo molto nel progetto pubblico-privato e quindi in questo caso per questo motivo abbiamo fatto il progetto Finanzi con l'asse tra comune e il privato. È un progetto importante perché ci sarà il rinnovo e il restyling del cimitero intero per i cappelloni che sono, diciamo, delle opere abbastanza importanti da data circa per 20 anni addietro che non sono stati mai fatti i Cioè, il lavori. cimitero non diventerà privato, chiariamolo, Questo giusto? è certo. I No, perché lavori qualcuno sono. che ascolta magari può pensare, ma lo stanno cedendo il No. cimitero? No. Il project financing tra pubblico e privato, in effetti, che noi diamo al privato la manutenzione e la sistemazione, diciamo, dell'intero cimitero, che circa per 6-7 milioni lui farà un investimento durato in 20 anni. Questo, in effetti, progetto rende la vita fruibile e bella su tutto il territorio, soprattutto nel cimitero che purtroppo per 20 anni, 40 anni non è stato fatto mai, diciamo, una manutenzione di un certo calibro. Il progetto è molto ampio rispetto alla manutenzione, rispetto al restyling, rispetto alla sistemazione dei muri perimetrali, alla videosorveglianza che purtroppo manca al cimitero, che nel tempo avete visto che è stato anche, diciamo, vandalizzato. Quindi facciamo un progetto che raccoglie tutto quello che può essere un decoro importante della fruibilità del cimitero nella città di Caserta. Tempi di realizzazione per il restyling e quando partirà la manutenzione? Il progetto deve essere approvato in giunta e penso che fra una decina di giorni saremo pronti per approvarlo, poi faremo il bando di gara, quindi la pubblicazione e chi sarà, diciamo, bravo a affidare e quindi ad avere un progetto migliorativo sarà poi la fase conclusiva e la partenza gennaio 2024.